Non potete capire cosa ho appena ritrovato. Il cringe quello vero. Ho ritrovato tutte le mie vecchie chat con il mio fidanzatino delle medie. Mamma mia, che disagio. Ma ora ovviamente le leggeremo insieme. Premessa, io sono il bianco e lui è il blu perché me le ha mandate lui qualche giorno fa queste chat, io le avevo completamente rimosse. E meno male, aggiungerei. In questa chat in linea di massima ci salutiamo, io avevo un visibile problema con le emoticon. Io, ciao amore, lui, come va? E io, buffo, anch'io voglio stare con te tantissimo, ti amo anch'io da morire. Ok, e qui arriviamo al piccante. Lui, anch'io tantissimo, non vedo l'ora di vederti e di abbracciarti e magari anche qualcosa d'altro con l'emoji pervertita e il limone. Ha 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 ha, tu vorresti limone? Se ti va sarebbe la mia prima volta e soprattutto con una persona a cui tengo tantissimo. Idem, sarebbe la prima volta anche per me. Io sempre con 47.000 emoji. Ma tu vuoi, io sì, ho deciso. Così, impassibile, senza virgole, senza punti di domanda. E qui ragazzi, io stronzissima. Anche io, ma non diciamolo a nessuno, PF. Ci limone quando non c'è nessuno e non lo diciamo, ok? Perché mi sfottono a vita se no. Ma come? Mi sfottono a vita se no. Cattivissima. Lui dice, ok, sarà solo per noi e io, il nostro piccolo grande segreto, la mia felicità. E ribadisco, giuri però a nessuno, neanche al tuo migliore amico, ok? Diciamo che siamo migliori amici, ok? Una sorta di friendzone strana. Qui di nuovo evidenti problemi di emoticon. Ed ora ragazzi, momento Tumblr. Lui mi dice, non vedo l'ora di vederti, ti amo troppo, con il limone in mezzo perché ormai eravamo lanciati. E io, non so cosa mi fai, non riesco a capirlo. Mi fai sentire al centro del mondo, mi fai sentire forte. Tu per me sei tutto, hai la capacità di farmi sorridere, veramente. Non il solito sorriso di circostanza, ma un sorriso vero, pieno di felicità e amore. Non so se sia una cosa buona dipendere così tanto da una persona, ma io ormai ci sono dentro, non posso più tornare indietro. Sei il mio tutto. Bleh. Qui di nuovo limone a volontà e lui mi risponde, non sono una ragazza e quindi non sono in grado di scriverti queste cose, ma la penso come te. E io, haha, ma non l'ho inventata io. E lui mi risponde, ah ok, prendi tutto da internet, birichina. Io direi di concluderla con questo messaggio. Io non sono perfetta, qui quello perfetto sei solo tu, cucciolo.